una sfida nuova che quest'anno sicuramente alza l'asticella, avete detto un working in progress. Sì, è un progetto che abbiamo iniziato l'anno scorso per alzare la spettacolarizzazione e anche il livello di sicurezza di questa manifestazione, e quest'anno è la naturale consecuzio di quello che è successo l'anno scorso, però con una sfida nella sfida, ovvero il Palio di Sera. Palio di Sera, voi avete detto, ci sarà una piazza certificata. È un lavoro che stiamo facendo dallo scorso anno, di approfondimenti, di prove, di sperimentazioni. Continueremo a farle le prossime settimane per presentarci il 27 di maggio nella migliore delle, diciamo, condizioni, perché si tratta di creare un ambiente che non c'è, ovvero una scenografia all'interno di Piazza Reostea che abitualmente ospita il palio con la luce del sole. Facendo lo spettacolo e le gare tutte con il buio, chiaramente bisognerà creare le condizioni di luce giuste, seguendo parametri e requisiti molto rigidi che consentono di salvaguardare appunto l'incolumità delle persone e anche degli animali. Noi stiamo parlando naturalmente della sera conclusiva, la sera della corsa e delle quattro gare. Il palio è anche gare delle bandiere il 13 e 14 di maggio, è il magnifico corteo il 20 e poi tutti gli omaggi al Duca nel mese di aprile fino al primo di maggio, poi la benedizione il 6 dei pali e l'offerta dei ceri il 6 di maggio alla presenza delle autorità del Vescovo, e poi tante sorprese, vi aspettiamo. Un palio in notturna, ha detto lei, per una decisione che è stata condivisa, discussa e ragionata con tutte le contrade. Sì, è una sfida importante, volevamo alzare l'asticella, quest'anno abbiamo deciso di correre di notte per alzare il livello e far vedere un palio nuovo, in una nuova veste, ma pur mantenendo le tradizioni. Questo significa che sarà comunque un palio in sicurezza? In totale sicurezza, perché è seguito da ingegneri che verificheranno tutta la struttura, soprattutto per il benessere degli animali. Ecco, è stato sottolineato uno sforzo importante, economico, dal punto di vista dell'amministrazione comunale. Tantissimo, dall'anno scorso a quest'anno abbiamo alzato anche l'asticella, l'anno scorso abbiamo sfiorato i 400.000, credo che ci avvicineremo al 500.000 di euro. Questo significa anche far conoscere un po' tutta la storia del palio partendo dalle contrade, portando i turisti anche nelle contrade? C'è proprio una riunione fra un paio di giorni, parleremo con gli albergatori, con le guide turistiche per portare gratuitamente tutti i turisti presenti in città a vedere la corsa del palio. Piazza Reostea, più tribune, più posti a sedere anche per autofinanziarsi. Tutti gli anni le tribune sono in gestione alle contrade per autofinanziarsi. Voglio tranquillizzare che il palio è gratuito, le tribune sono a pagamento, ma sono per le contrade, per affrontare le spese e la gestione di questo grande evento. Da chi è venuta l'idea di provare a fare un palio in notturna? Osservando i pali che corrono in notturna sono tanti, Legnano ed altri, quindi l'anno scorso ho terminato il palio, ci siamo guardati io e Borsetti e abbiamo lanciato la sfida. Proviamo a correre di sera. Questo significa che sarà sempre così? No, assolutamente, facciamo una prova, magari si ritorna al palio tradizionale o, se va bene, correremo ancora di sera. Nulla è deciso.